E passiamo all'avvocato dell'anno diritto penale. Il vincitore di questo premio è Giuseppe Fornari di Fornari e Associati. Per aver seguito tutti i principali processi penali che coinvolgono primari gruppi e manager d'aziende in ambito societario, ambientale, finanziario e tributario, per essere non solo un avvocato stimato, ma un mentore in grado di puntare su giovani e brillanti collaboratori, incarnando così lo spirito più alto della professione forense. Insomma, non posso che definirlo mentore a questo punto, il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato Giuseppe Fornari, founding partner di Fornari Associati. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, grazie davvero per questo riconoscimento, un riconoscimento importante. Questa parola che lei ha utilizzato è una parola che mi commuove e che mi fa pensare ad una scommessa vinta, la scommessa di puntare fin dalla fondazione di questo studio che porta il mio nome, su un gruppo di giovanissimi che sono cresciuti accanto a me, sono ancora molto giovani ma sono professionisti affermati e riconosciuti dal mercato e dai clienti, hanno già tanta autorevolezza e tanta capacità di fare team. Ovviamente il premio è condiviso con loro. Certamente. Ed è davvero un termine che mi fa piacere. Perché i giovani sono fondamentali. La scommessa era quello di creare uno studio che fosse capace di primeggiare, di stare dentro il mercato nei processi importanti, ed avendo come clienti società importanti, ci siamo riusciti con questi giovani straordinari che ho accanto e che saluto, che non nomino uno per uno perché sono tantissimi, sono quasi 20. Beh, insomma, sono tanti, sì, li salutiamo comunque tutti quanti, indipendentemente saluto dal tutti. Nome e saluto cognome. Saluto tutti e vi ringrazio davvero. Lei, avvocato, è riuscito quindi, al di là del fatto di avere questo rapporto privilegiato, no, con questi giovani, ed averli scoperti, di aver fatto scattare il famoso rapporto di fiducia con altre persone, perché poi diventa effettivamente una caratteristica base affinché il rapporto, non solo professionale, ma insomma in questo caso parliamo della professione, possa svilupparsi in modo eccellente. E così lei ha utilizzato una parola che considero chiave in questo momento, la parola fiducia, che è quella che vorrei trasmettere, che cerco di trasmettere ai miei giovani colleghi, ma che vorrei trasmettere anche ai giovani colleghi che si affacciano alla professione. È un momento ovviamente molto complicato, ne avete parlato, ne hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto e che saluto, e ne approfitto per dire che è un momento davvero, davvero delicato. Ovviamente siamo dentro ancora a uno dei momenti più drammatici per certi versi del nostro paese. Naturalmente dobbiamo essere consapevoli che davanti a situazioni di questo tipo si creano delle sfide epocali importanti. Noi dobbiamo essere all'altezza di queste sfide. È un momento in cui la giustizia è sotto pressione, è per certi versi paralizzata, ed è anche un momento in cui si discute molto della credibilità. La credibilità degli operatori di giustizia. Uh-huh. E noi dobbiamo auspicare che la magistratura ritrovi tutta la sua credibilità necessaria, perché è uno dei poteri fondamentali dello Stato, e naturalmente noi dobbiamo fare la nostra parte. Io direi che la parola chiave, oltre che fiducia, è rispetto reciproco. Dovremmo essere all'altezza dei tempi che ci è toccato di vivere, lavorando insieme, nel rispetto reciproco, prendendo esempio da chi ha avuto sotto questo profilo comportamenti virtuosi, da chi rispetta il proprio interlocutore, anche se siede su una postazione diversa dalla propria. Da questo punto di vista mi consenta di rubarle ancora un secondo. Prego. Per menzionare una persona, per un ricordo. E pochi giorni fa è scomparsa un giovane magistrato a Lecco, un magistrato di 44 anni che aveva avuto la
ventura e la fortuna, anzi, di conoscere. È morta in circostanze tragiche, ma la voglio ricordare perché, pur così giovane, aveva questa caratteristica, sapeva riconoscere i propri interlocutori e aveva un grande rispetto per gli avvocati. Ecco, noi credo che insieme dobbiamo lavorare con i magistrati, rispettandoci nella diversità dei ruoli e anche nella diversità delle posizioni, ma sapendo che è necessario intervenire sulla giustizia, frenare le furie giustizialiste e demagogiche, ricordando che il penale è l'estrema ratio, e cercando di dare il nostro contributo alto perché la professione, il sistema giustizia funzioni sia al servizio dei cittadini e delle imprese. Direi che se lei è d'accordo con questo saluto che lei ha fatto, questo ricordo, io chiuderei il collegamento, ma perché? Perché mi sembra proprio il modo migliore per guardare in modo, come dire, roseo verso il futuro, che ha ancora tante ombre, lo abbiamo già detto, che ha ancora tanti punti interrogativi, però insomma, ricordando anche una persona che a suo parere ha dato il suo contributo, credo che sia la cosa migliore. È d'accordo, avvocato? Sono d'accordo e vi ringrazio molto, è un premio che davvero mi fa davvero tanto piacere, mi sento davvero molto onorato e anche onerato dalla necessità di portarlo avanti con i giovani e con i colleghi che mi supportano quotidianamente. Esatto, poi avvocato, Grazie. ci sentiamo in futuro così mi racconterà ancora che cosa sta accadendo. Grazie, grazie Molto mille. volentieri, Grazie grazie a voi, mille, saluto a tutti i naturalmente, colleghi. all'avvocato Fornari. E adesso noi andiamo alla prossima categoria.